Amy Stewart, Knock on Wood, bussa sul legno. Ti piace? Beh, fattuale. Fattuale, fattuale, Fattuale. fattuale. Feltri direbbe Sì, fattuale. io invece direi che per fortuna non abbiamo Feltri collegato, ma abbiamo invece colei che tutte le settimane ci porta nei teatri milanesi, ci porta a conoscere meglio anche cos'è il mondo del teatro. Sto parlando di Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cristal Radio e di Good Morning Milano. Buon anno anche perché Buon insomma è la anno. prima puntata per me di quest'anno. So che avete già iniziato ieri, ma io arrivo così un po' in corsa. Brava Tamara, buon anno. Ci chiedevamo ieri fino a quando poi bisogna dire buon anno? Cioè, tu la prima volta incontri qualcuno un nuovo anno? Cioè, se ti incontro al 15 di Beh, marzo. io di solito mi dimentico, però diciamo che nelle versioni ufficiali. Io fino al 6 gennaio si può Ah, dire. La ok, Befana, fino a porta Befana. via tutte le feste, porta via anche il Bravo, Capodanno, diciamo. Lorenzo è bravissimo. Va Come bene. potrei dire il contrario ormai? Va bene, va bene, va bene. Comunque, allora, il teatro non va in vacanza, anzi, sappiamo benissimo che c'è tanta gente che ha scelto il teatro nei giorni di festa, anzi, magari in questi giorni che ancora c'è un po' di ferie, uno un po' più rilassato riesce ad approfittarne per andare a vedere e ascoltare e ad assaporare che cosa, Tamara? Allora, anche in questo 2024 ricordiamoci che il teatro può essere una buonissima abitudine, anzi deve diventare una buonissima abitudine. Allora, ho scelto tre spettacoli, anzi, una, diciamo così, un'esperienza per ragazzi e ragazze molto piccole e piccoli, perché vi parlo dell'associazione Fedora, che è un'associazione che si occupa di spettacoli volti all'inclusività, perché sono spettacoli che sono tradotti anche in lingua LIS, quindi nella lingua per poter coinvolgere anche coloro che non hanno la possibilità di sentire. E quindi in questo caso l'associazione Fedora ha creato un'esperienza performativa con le storie di Zoe, che appunto è un'attività per bambini e bambine. Che si svolgerà da oggi fino a sabato 6 a Cascina Nascosta, che è all'interno del Parco Sempione. Sì, proprio nascosta, Sì, effettivamente. un po' nascosta, però all'interno del Parco Sempione, diciamo così, dalla parte di. Triennale. Sì, bravo. Dalla parte della triennale, è possibile partecipare a questa esperienza e secondo me è un'esperienza interessante perché se i bambini e le bambine si rendono conto che uno spettacolo può essere letto attraverso varie modalità e quindi coinvolgendo, diciamo così, linguaggi diversi con una, appunto, con una naturalezza. Permette sì che tutti gli spettacoli a quel punto possono essere accessibili senza dover per forza capire la differenza, perché poi i bambini hanno molti meno filtri rispetto a noi. Chiarissimo. L'associazione Fedora si impegna per questo. Appunto, c'è questa esperienza che si può fare da oggi fino a sabato 6, ma in realtà si potrà fare fino a febbraio, quindi ci saranno molte domeniche. Io vi consiglio di andare sul sito dell'associazione Fedora per poter vedere tutte le attività. Si svolgeranno anche in diverse parti di Milano, perché l'appuntamento, per esempio, di domenica 14 si svolgerà a Cascina Cuccagna. Quindi in Chiaro. un'altra zona di Milano. E quindi io vi consiglio, anche perché bambini e bambine che partecipano ad uno spettacolo, peraltro c'è un'attrice molto brava che è Valeria Girelli, a spettacoli dove la lingua LIS viene messa al pari della lingua parlata, secondo me ha un valore importante. E quindi ci sono anche poi tutto un coinvolgimento attraverso elementi visivi e contestuali. Quindi secondo me è un'esperienza da fare anche per i genitori, perché entrano appunto in un linguaggio inclusivo. Invece adesso, per la gioia di Lorenzo, No, si parla di cibo. esatto, in un luogo in cui si può anche mangiare, cioè torniamo ad Area Zelig. Area Zelig. Area Zelig in Viale Monza, dove ci sono due appuntamenti molto interessanti perché secondo me si può iniziare l'anno ridendo. C'è un appuntamento il 6 gennaio, si chiama Tizpi Ip con Corinna Grandi,
che è un'attrice brillante, è uno spettacolo per dimostrarvi che non vi dobbiamo dimostrare nulla, e infatti lei guida una serie di donne bravissime, che sono Francesca Puglisi, Alice Redini, Marianna Fogli, Ambra Fenari e Giada Parisi, sono tutte appunto attrici comiche che portano i loro monologhi, stand-up, e appunto dove non vogliono dimostrare nulla, perché le donne non devono dimostrare nulla, cosa che invece solitamente, con ironia, in realtà nella nostra società un po' dobbiamo dimostrare. Quindi si può ridere, si può sorridere il 6 gennaio all'Area Zelig, e sempre all'Area Zelig torna un attore che a me piace molto perché porta avanti dei progetti molto interessanti, cioè Loris Fabiani, che noi abbiamo parlato con voi di Lunanzio, che è un personaggio che lui sta portando in giro attraverso la stand-up in molti locali milanesi e non solo, e invece torna con un suo format originale che si chiama Cinema al Teatro, la narrazione di un film in 20 minuti, quindi non è... non ci sono delle scene tagliate, proprio il film che viene narrato in 20 minuti, quindi tutto il film. È come quando vai a casa di qualcuno e dici: ho visto un film, te lo racconta, ecco, lui te lo racconta un po' meglio in 20 minuti. Molto meglio. Ecco. Così, molto meglio. Il coinvolgimento del pubblico, e in questo caso lui con Cinema al Teatro, lezione di Pirlates, quindi in questo caso è molto divertente. Lui attraversa appunto dei film a sorpresa che scoprirete andando ad Area Zelig il 7 di gennaio e il 9 di gennaio. Bello. È da seguire. Mi piace questa. Poi avrà un sacco di date a Milano con Lunanzio. Mi piace questa. Questa modalità. L'ultima volta, se non sbaglio, Tamara, ci avevi consigliato uno spettacolo che proponeva in 2 ore tutte le opere di Shakespeare. Sì, sì, esatto. In questo caso 20 minuti, 20 minuti un po' di film, però. Quindi è meno ambizioso, diciamo. No, però lui in uno spettacolo propone più film. Due film, okay. Quindi siamo comunque in media di, diciamo, capito, così, come orario siamo un po' in media, però in questo caso c'è un coinvolgimento diretto del pubblico, dove appunto il pubblico, conoscendo il film, può in qualche modo partecipare e relazionarsi con Loris Fabiani, che è bravissimo a creare una sintonia con chi si presta a questo gioco, perché poi alla fine il teatro è anche giocare con se stessi e giocare con le parole in qualche modo. Interessante, questo è molto bello. Ricordiamo dove? Area Zelig, da quando a quando? Loris Fabiani sarà il 7 di gennaio e il 9 di gennaio. 7 e 9. Solo il 7 e solo il 9, non dà l'ala. Il 7 e il 9. 7 e il 9, sì, sono due serate secche. Perfetto. E io mi ha incuriosito tanto questa cosa. Mi ha incuriosito. Loris Fabiani porta dei format sempre molto interessanti, peraltro originali. A questo punto portiamolo anche qua. Adesso, Viola, Viola, ecco, si chiama sempre. Loris Fabiani segna, ok. Ce lo portiamo qua un giorno, così intercede per noi Tamara. Diciamo, ci ha dato il numero Tamara, facciamo così. Va bene. Tami, io ti ringrazio tanto come sempre, ricordaci dove possiamo seguirti anche quando non sei qui con noi. Grazie Fabio, sei sempre gentilissimo. Allora, potete seguire Teatromania il venerdì dalle 16.40 alle 18 su Milanao, canale 191 del digitale, e in replica andiamo il lunedì alle 23.30 su Antenna 3, canale 11 del digitale terrestre sulla Lombardia. Hai capito? Quindi abbiamo due appuntamenti per così, voi. Oltre che sentirla su questa radio, oltre che vederla su Milano News, la potete vedere nello splendore del Technicolor anche su Antenna 3 e Milanao. Quindi insomma, potete sintonizzate i registratori se queste cose. Quella era una frase ormai superata. Eh sì, ormai superata. Quindi mettetevi una sveglia sull'iPhone, ecco, forse è più attuale questa. Tamara, grazie mille davvero per i tuoi consigli, grazie mille per le tue indicazioni. Tu sei il nostro GPS della cultura. Adesso dalla prossima settimana ci saranno molti spettacoli interessanti, temi molto diversi, teatri molto diversi, cioè, sto raccogliendo molte informazioni, perché il teatro diventerà una vostra abitudine, come diventa una nostra buona abitudine, quindi ci vediamo la prossima settimana, grazie mille. Grazie mille a te Tamara, buona abitudine a tutti allora. Sì, GPS della cultura, perché a Good Morning Milano normalmente manca. Ma non è, lei la porta bene, abbiamo lasciato a lei questo onere.
ridere per quello, dai. Grazie mille Tamara. Grazie Tamara, giovedì prossimo. Con la musica, dopo una grande donna come Tamara, un'altra mostro sacro della musica, Madonna con Backed Up to Beat.